Buonasera gentili telespettatori, bentrovati al consueto appuntamento con Fuori Gioco, il calcio come nessuno ve lo racconta, il nostro parterre tutto napoletano come sempre, Napoli che è reduce dalla vittoria con la Sampdoria, la quinta nelle ultime sei partite in campionato, è un Napoli che ha una media scudetto nel girone di ritorno, lo vedremo nel dettaglio tra pochissimo e cercheremo di analizzare anche le varie sfaccettature rispetto a questo dato che è certamente un paradosso rispetto a tutto quello che accade e che si dice attorno al Napoli di Gattuso. Alla vigilia del match con l'Inter di Fuorigrotta di domenica sera, un match che può dire ancora tanto per la corsa Champions a 8 giornate dalla fine. È certamente il match più atteso del momento, di questo momento della stagione, lo analizzeremo in lungo e in largo dal punto di vista tecnico-tattico e dal punto di vista ovviamente ambientale e del significato di questa partita. Enrico Fedele, buonasera. Buonasera. Governatore del Vomero e di Via Scarlatti, quindi lo ripetiamo per chi fosse distratto. Del condominio, non esagerare, del condominio. Ecco, Antonio Corrado, direttore di fuorigioco.info. Il mister dei mister, Enzo Montefusco. Buonasera a tutti. E poi forse giocherà al centro dell'attacco. Mimmo Malfitano dalla Gazzetta dello Sport. Buonasera. E lui è il nostro bomber, quindi in questo senso. Quindi chi gioca? Malfitano. E chi è il bomber del Napoli? Malfitano. Il Napoli? È Malfitano, sempre lui. No, tu hai detto il nostro bomber. Ma lui giocherà. È il nostro bomber. E chi è l'altro bomber che gioca? Malfitano e poi non lo so, decide lui con chi vuole giocare in coppia. E lo vedremo più tardi. L'altro bomber, ma quel giocatore fortissimo di cui parlavate sempre, Petagna, un certo Petagna, ma dov'è? No, è l'idolo di ma non era un giocatore fortissimo, vedi? Fondamentale. Guarda, allora devi sapere. No, stavo parlando di attaccanti. Sai che mi sembra lui delle volte quando fa queste incursioni? Quel signore che si mette dietro la telecamera. Che cos'è? Enrico, ma che ti dà fastidio sta cosa? Eri tu che dicevi che Petagna era un fenomeno indispensabile. Scusate, direttore, posso presentare la vera bomber? Daniela Troisi, Daniela, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, chapeau. L'unica a cui non hai affibbiato un nome sono io, che bello. No, a me ogni giorno io cambio questo onore che ogni giorno diciamo che i nomi che mi vengono in mente non sono, diciamo così, idonei e calcistici, diciamo, quindi non è il caso di proporli in questa sede, ecco, poi magari in altre sedi. Separata sede, va bene. Io vi aspetto come sempre con i vostri messaggini al 366-890-9306 e fatevi sempre un giro sulla nostra pagina di fuorigioco.info. Anche due di giri, anche due. Anche diceva tutta la serata. Stava dicendo qualcosa su Petagna, direttore, o no? No, allora ricordate che la bellezza di queste trasmissioni e che possono parlare tutti. Bravo. Vabbè, però lei non faccia Gianluca, è giusto quello che dice Enrico. Hai sentito parlare se un articolo è fatto bene o meno? Sì, mai. Gianluca, lei li scrive gli articoli. No, Gianluca, però ha ragione, Enrico ha ragione. Allora io parlo solo per il mio mestiere. Gli altri no. Bravo, lì devi parlare i contratti, i dirigenti, tra la scrivania e poi in linea. Chi ha da portare l'ossigeno, una volta si portava l'ossigeno, va bene. La spugna end. Comunque ribadisco. Lui sai com'è? Tanti anni fa. Non ti arrabbiare però, Enrico, che hai detto che Petagna era indispensabile. Non ti arrabbiare, Enrico. È impossibile, ho detto. Che hai detto? Con i documenti. Non giocherà più! Ma come non sta bene? Sta in gruppo. È tornato. Sta in gruppo, ha giocato pure qualche minuto. Io ho sempre detto. Per perdere un po' di tempo. Esistono giocatori indispensabili e giocatori complementari. E non è nemmeno complementare, te l'assicuro. E lo ha dimostrato il fatto che quando ha giocato ha fatto 8 gol 1, 7 gol l'altro e 8 gol l'altro. Allora, sta dimostrando il fatto che adesso non giocherà. È tranciante nei confronti di Petagna, neanche questo è giusto. Mica solo di Petagna. Invece, ma racconta a Gattuso. Abbiamo aperto. Ti ricordo, non c'è stato l'anno scorso. Adesso eravamo vediamo qua.
No, io ero contro Ancelotti, amico. Ero contro Ancelotti. Quando è andato via Ancelotti, se ben ricordate, io ho detto, ho l'impressione che Gattuso sia uno che sta portando una barca ed è come, e non ha capito che sta portando una vaporetta. No, ti ricordi? Hai detto, dicessi, è uno che non sa portare il, non può portare il transatlantico, perché non, può, non sa portare il motoscafo. E mo tu dici che non può portare. Allora, ti posso spiegare, te lo posso spiegare perché? Perché quando è venuto il signor Gattuso, ha fatto il 4-3-3 senza inventarsi niente di particolare. No. Scusa, e fammi finire però. Già da Castel di Sangro, ma non ci giudica, Enrico, Enrico, già da Castel di Sangro, quando ha cambiato un pochettino modulo, ha cambiato atteggiamento. Bravo. Già da allora io ho iniziato a mettere in discussione. Perché se tu fai bene, ti faccio bene. Se tu fai male, ti devo criticare. Sono d'accordo con te, ma quando io l'ho detto 3 mesi prima. Però ha fatto bene, quando tu lo dicesti, lui ha fatto bene. Ferma, stop, stop. Adesso, adesso a proposito di questo discorso, vi faccio vedere questa slide. La da voi. È un'infografica. Direttore, noi questo è il nostro lavoro, guarda. Allora, ritorno da Scudetto, questo è il girone di ritorno delle squadre. Pensate che c'è sto girone pure. L'Inter, 11 vittorie su 11, 33 punti, il Napoli e l'Atalanta 25, Juve 23, Lazio 21, Milan 20 e Roma 17. Quello di andata? Ora voglio capire, no, voglio capire. Mimmo Alfitano, perché si parla ancora di discontinuità nel Napoli di Gattuso? Perché una squadra che è in media scudetto nel girone di ritorno, da quando più o meno è riuscita a ritrovare tutta la squadra, oppure da quando è cambiato qualcosa, non lo so, però è lì il Napoli di Gattuso. Sì, ma il Napoli è lì, ma non si può escludere, non si può prescindere dalla discontinuità. Il Napoli è lì, ma avrebbe potuto avere più punti. Ecco, in questo senso si parla di discontinuità, non nel fatto che stia ancora in lotta per il quarto posto e quindi per la Champions. La discontinuità nasce dal fatto che il Napoli ha perso punti pesanti, importanti, contro squadre di medio-basso livello. E che tu vinci a Milano, vinci all'Olimpico contro la Roma, ma perdi in casa con lo Spezia, o pareggi, non lo so, ecco, in casa con Torino, a Reggio Emilia con Sassuolo, no, in quella partita con Torino, Torino al 94, ma anche quella partita, ma anche quella partita a Reggio Emilia, qua, a Genova, o perdi a Verona. Questi punti qua, vedi che il Napoli avrebbe potuto avere perlomeno 5-6 punti in più. Quando si parla poi di discontinuità, Gianluca, non si può non tenere in considerazione il periodo per il quale sono state date a Gattuso delle attenuanti, il Covid, gli infortuni, che va da dicembre a fine febbraio, a tutto febbraio. Cioè fino alla parte finale. No, voglio dire una cosa, vedete qua, ci sono solo 2 sconfitte del Napoli, Genoa e Atalanta, significa che delle 9 totali, 7 sono arrivate nel girone di andata e solo 2 nel girone di ritorno. Preparato era dovuto. No, non sono preparato, voglio solo spiegare a chi ci guarda. La continuità. La parola discontinuità. Non è continuità, contro la continuità. Mi sai dire la squadra del Napoli qual è in 34 partite? No, no, io parlo di tu hai parlato di discontinuità. Di risultati. Ah, e il risultato spesso che cos'è? È la conseguenza di uno stato confusionale. L'Inter fa 11 partite perché sta con 9 giocatori sempre stessi. Okay. Però Enrico, l'Inter da dicembre fa una partita a settimana. Allora, l'Inter, e anche in Cina, lo sai meglio di me, no? Prime 11 partite, l'Inter aveva pigliato 12 gol. Mai capitata nella storia. Poi a un certo punto il signore ha capito, dice, oh, vieni, vieni, e si è redento. Il Napoli non ha avuto questa continuità di gioco, di ruoli, e questo ha portato a delle prestazioni ottimali e delle altre... Tranne che in attacco, perché in attacco mi sembra che ci sia stata... Allora, forse il centrocampo è stato ballerino, perché non ha trovato la quadratura lì. Dobbiamo sentire Montefusco su questo tema e anche sul fatto che nel girone di ritorno il Napoli si è espresso praticamente con una media da scudetto. Cioè, che cosa è successo? È successo quello che noi dicevamo all'inizio dell'anno, cioè il Napoli doveva lottare per un posto importante, addirittura abbiamo detto, e io sono uno di quelli, che il Napoli doveva lottare per lo scudetto. Poi che cosa, adesso che ha ritrovato un po' quasi tutta la squadra nelle ultime 5-6 domeniche, il Napoli si è ritrovato e sta facendo quello che doveva fare durante quel periodo dove c'è stato il Covid e ci sono stati tanti infortuni. Però questo
l'hanno avuto tante altre squadre, molte squadre hanno avuto gli stessi problemi del Napoli, mentre le altre, quelle che stanno davanti a noi, sono riuscite ad, diciamo, ad amministrare questi problemi sia di infortunio che di malattia. Il Napoli in quel momento lì è capitato che oltre il discorso proprio di squadra, di calciatori, Gattuso ha incominciato a litigare con il presidente. Cioè il presidente ha incominciato a dire che Gattuso non andava bene. Da quella situazione è nato un Napoli che ha perso tantissimi punti, cosa che sta ritrovando adesso che ha ritrovato la squadra. Sta tornando a quella che dicevamo noi all'inizio. Io perché ogni tanto dico, diciamo bonariamente, dico io ce l'ho con Gattuso, perché? Perché io ero uno di quelli che diceva che il Napoli quest'anno doveva lottare per lo scudetto. Invece lui quando ha incominciato a litigare, lui, il presidente, hai parlato tu, sono stato io, tu non dovevi parlare, dimenticandosi sempre che lui è venuto a Napoli parlando alle spalle, come fanno tutti gli allenatori, è stato interpellato dal Napoli quando a Napoli già c'era un allenatore. Lì non si è capito perché Gattuso ha avuto queste difficoltà e da quel momento si sono perse tantissime partite e tantissimi punti. Quelle che stai pagando a fine campionato, dove nonostante stai vincendo tutte le partite, ancora non sei qua. La distanza dal primo posto è enorme. Effettivamente, al di là del girone di ritorno, 8 punti, ma la classifica attuale parla di 11, quanti punti sono? Dall'Inter? Di stacco dall'Inter. Sono 11, ma 11 non del Napoli. Possiamo vedere la classifica totale della Serie A, ce l'abbiamo. E tu puoi mai pensare 74, che sia un divario, ecco, 74-59, 15 puoi mai pensare che 15 ci sia punti. Un divario di 15 punti tra Napoli e Napoli l'Inter? Allora, no, ma il problema è fai la slide precedente. Ma il Napoli, quanti punti stanno di differenza tra l'Inter e il Napoli? 8 nel girone di ritorno, 15 in totale. Come vedi? No, ma il discorso è un altro, cioè sul piano tecnico. Io non credo che il Napoli, dopo il Napoli sia inferiore all'Inter. No. Io non la ma vedo. Chi l'ha detto? Allora, io sai che cosa penso. Scusatemi, posso dare? Volevo dare anche. Noi diciamo quanti punti adesso abbiamo dall'Inter, quando ne avevamo prima. Io voglio ricordare che l'Inter, finché è stata impegnata come il Napoli e come Champions, altre grandi nelle coppe europee, non era nemmeno prima, anzi era seconda. Finché ha giocato ogni tre giorni come tutte le grandi, l'Inter non è che aveva questo grande rullino di marcia. Poi che è successo? Giocando una volta a settimana, gestendo meglio gli uomini, chiaramente partita dopo partita ha accumulato un vantaggio che è quello che oggi vediamo. Però io dico, no, secondo me è stato proprio quello che ha inciso, perché l'Inter, alla sosta diciamo di Natale, vabbè, l'Inter era seconda, il Napoli aveva 7 punti di distacco dall'Inter, quindi non è che stiamo con tutti i problemi. Antonio, ma tutti il calcio europeo, cioè tutte le squadre importanti del calcio europeo, solo l'Inter, tutte le squadre europee giocano in campionato e in coppa, delle prime soltanto l'Inter non ha avuto le coppe delle prime. E vedi la differenza. Ma queste squadre lo sanno in partenza che avranno. Ma senta, l'Atalanta ha fatto le coppe come il Napoli. Significa qualcosa. Ma l'Atalanta ha fatto le coppe come il Napoli. Infatti l'Atalanta sta 2 punti più del Napoli. Non 14. Va bene, abbiamo fatto questo inizio stagione, scusa. Prego. È quello che dicevo la settimana scorsa. La rosa. Si rompono le scatole per tutto l'anno, l'oro, le coppe qua là. Poi ci arrivano e mannaggia, è la maledizione. Mimmo. Allora, le squadre, i club, Antonio, i club importanti che vogliono programmare veramente e soprattutto hanno intenzione di partecipare e di essere competitivi nelle coppe europee, si organizzano sul mercato, creano un organico competitivo che possa giocare, non dico 3 manifestazioni, ma 2 sì. Ragazzi, non è possibile che dopo due partite europee è un problema. In periodi normali, tu di partite di Coppa ne fai 8 da settembre a dicembre, quindi sono 8 sono 8 turni infrasettimanali. Quest'anno invece non è stato così, perché anche in campionato giocavi ogni 3 giorni. Perché 8? 6, scusa. Sono 6, scusa, 6.
Quindi praticamente quest'anno invece no, fino a dicembre ha giocato però sempre ogni giorno. Concetto, e questa è però, stata e questa è stata una stagione è stata una stagione anomala, Enrico. Non si è mai giocato quattro mesi ogni tre giorni. No, come tutti qua. Infatti il Barcellona che ha fatto, la Juventus che ha fatto. Posso dire una cosa, direttore, prima di lei? Poiché se no dobbiamo andare in pubblicità. Lanci la pubblicità e poi ricominciamo proprio da lei. Però lanci lei. Lanci lei. No, no. A tra poco con Fuori Gioco. Non lancia, Fede. Splendida Daniela, cara Daniela, cosa devono fare i nostri telespettatori? Allora, io ho anche messo appena una storia sulla mia pagina Instagram per invitare i nostri amici a casa a mandarci tanti tanti messaggini al numero WhatsApp 366 890 9306, che è in sovraimpressione. E in collegamento da Arezzo, che piacere ritrovarlo, il campione del mondo Ciccio Graziani. Ciccio, buonasera. Ciao Ciccio. Ciao, ciao Daniele, ciao a tutti, ciao capitano, ciao campione, ciao Bob. Mi siete mancati tutti, e anche tu. Ciccio, devi venire anche qua. Anche ho sentito la nostalgia anche da Enrico, perché so che non mi vuole tanto bene Enrico. Ciccio, no, anzi non è affatto vero. Non, io ti voglio bene perché tu hai una dialettica che non lo fai nemica a nessuno. Sei uno oramai. Me l'ha detto Vincenzo Montefusco, mi ha chiamato l'altro giorno e mi ha detto: guarda, Enrico Fedele, sì, però tanto l'amico, ma non è un amico. È vero, però Vincenzo mi ha detto: guarda, che io adesso chiamo a Ciccio e gli dico queste cose proprio per sapere. Ma gli hai dato del democristiano? Lo chiamerei il temporeggiatore. L'unico che non c'entra niente col nostro parterre, perché di calcio non ne capisce una mazza, è Antonio. No, però è stato promosso massaggiatore e magazziniere. Io poi sul campo ti dimostro chi è ancora giocatore. Ogni tanto, devo dire che ogni tanto ci indovina, però anche Antonio. Soprattutto sono d'accordo con Mimmo, devi venire dalla settimana prossima, ti vogliamo in studio, anche perché siamo arancioni. Non può venire da casa. Ma non mi invita Antonio, non mi invita. Come non se non mi invita Antonio non posso venire. Il problema di Enrico, sai perché ce l'ha con te, ce l'ha con me? Perché lui ce l'ha con quelli che giocano a calcio. Lui invece il calcio l'ha vista dietro la scrivania sempre, capito? Va bene. Ragazzi, vi posso dire una cosa, poi cominciamo. Il primo gol del Napoli è da prendere, portarlo a Coverciano per i tecnici che cominciano a studiare per diventare tecnici di un certo livello. Perché quel gol è stato meraviglioso. È il gol. Se riusciamo anche a rivederlo, il gol di Fabian Ruiz. No. Io prenderei Enrico Rizzi, prenderei Augello e dico: come le hai marcate a chi l'ha mandato? Io invece mi ricordo quello che dicevano a Coverciano. Così sono d'accordo con te, come il passaggio verticale di Demme che non sapeva fare manca 3 metri. Bravo. Però se tu eccolo qua, vedete? Se tu non marchi quelle sono quelle azioni, tu è arrivato in ritardo, esaltante, che si fanno Enrico, Enrico, se non arrivavo in ritardo delle volte io potevo fare 132 gol Mimmo. Il primo tempo tu non sai che quei signori erano in vacanza, andavano a uno all'ora, e il gol bellissimo per proprio come azione, passaggio in verticale, 1-2, Osimhen che ha fatto, ce l'ha quel colpo però, di appoggiare al giocatore che entra e palla a, come si dice, la famosa fetta di prosciutto a... Eccolo qua, 5 passaggi di prima, bellissimo. Però questo che mi fa... A un certo punto ho detto, ma che è il Manchester City oggi in campo? No, però Ciccio... Ma allora sta squadra da giocare a 2 o a 3, visto che ha un potenziale, diciamo così, giocatore che fa gol, che ha il calcio da finalizzare, ha il piede, e invece da giocare un mediano. Ecco la confusione. Vabbè, confusione, quelli sono i giocatori. Ma come quello di avere Enrico a non raggiungere una volta 100 va bene. Entriamo immediatamente nel focus di Napoli Inter, perché la partita merita immediatamente un focus immediato. E noi semplicissima. Guardiamo le formazioni delle squadre. Partiamo proprio da questo, perché insomma, nel Napoli bisogna capire se giocherà Osimhen o se giocherà Mertens davanti, c'è un dubbio. Questo è il Napoli, ovviamente è squalificato Lozano, è infortunato Spina, ci sono Spina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui.
ci sono Ruiz e Demme in mediana, Politano, Zielinski, Insigne e Osimhen di punta. Le alternative sono a Mario Rui, secondo me ha buone possibilità di giocare Usai. Dipende chi giocherà a destra nell'Inter. Okay. E beh, giocherà Hakimi, l'Inter è quello. Non sono tanto convinto che giocherà Hakimi. E poi Osimhen, Mertens in attacco. Discuteremo di queste due soluzioni. L'Inter con Handanovic, i tre difensori, Skriniar, De Vrij e Bastoni. Hakimi e Young saranno i due esterni larghi. D'accordo. Barella, Brozovic ed Eriksen in metà campo. E Lukaku e Lautaro in attacco. Queste le due formazioni. Voglio capire subito da Ciccio Graziani. Ciccio, allora, che partita dobbiamo immaginare? Daniela, dimmi tesoro, ci presenti una scosciata che ti fai venire la fibrillazione al cuore, ci fai venire, ragazzi. Ma che te lo dico? Ma da dove vieni? Da una camera operatoria? Che ti è la donna? Ciccio, hai operato. Sei la tutta da primario ospedaliero. Siamo a rischio fibrillazione, ma detto questo, allora Gianluca, ridimmi la domanda, perché sono andato. No, ti capisco, perché io mi devo girare sempre verso la telecamera. Non posso mai a Ciccio accanto a me. Girarmi a sinistra. Allora, Ciccio, no, viste le formazioni, insomma, che partita possiamo immaginare? Soprattutto ti chiedo, nel Napoli, Osimhen o Mertens in attacco? Intanto mi auguro che sia una bella partita. Io me la voglio godere, mi metto sul divano, guai che mi disturba, me la voglio godere, perché ho l'impressione che possa venire fuori davvero una bella partita, con emozioni, sicuramente con qualche gol, con dei duelli che ci appassioneranno, perché l'Inter vuole consolidare quel posto e se la gioca la partita, tanto ha un vantaggio talmente ampio che, insomma, anche dovesse andare storta non succede nulla. Ma il Napoli è la serata di gala per il Napoli, la serata delle grandi occasioni, dove arrivi al campo col frac, no? Con tutto sistemato per bene, i capelli tutti laccati per benino, perché qui ci vuole un Napoli straordinario, perché vincendo con l'Inter si toglierebbe una soddisfazione enorme, ma poi migliorerebbe quella classifica che ancora oggi è di grande interesse. C'è da concludere questa stagione, ma se la concluderà nel modo come noi tutti ci auguriamo, centrando il posto in Champions, anche quest'anno la squadra e Gattuso hanno fatto in pieno il proprio dovere, secondo me. Voglio rivedere le formazioni e andare da Enzo Montefusco. Squadra in campo, allora dicevamo Usai o Mario Rui a sinistra, per l'Inter ovviamente c'è Hakimi che è un pericolo pubblico da quella parte, e poi Osimhen, Mertens in attacco. Questi sono i due dubbi di Gattuso al momento. Io penso che potrebbe far giocare Usai e giocherà, per me giocherà Osimhen, anche perché l'Inter non è che può aspettare il Napoli. Io non credo che il Napoli possa fare una partita di attacco. Se il Napoli vuole sfruttare Osimhen, deve cercare di tirare un pochino fuori l'Inter. Sono due squadre che hanno come caratteristiche le ripartenze uguali. Enrico, visto, ho imparato anche io al calcio moderno, ho detto ripartenza. Cioè una cosa importante. Sei pentito. Perché? Perché considerando le caratteristiche dei giocatori sia del Napoli che dell'Inter, diciamo che dalla metà campo in su possono usare lo stesso tipo di gioco, perché i due attaccanti più Hakimi e dall'altra parte l'altro che sta a sinistra sono giocatori che, diciamo, nelle ripartenze ti possono far male. Come il Napoli a Osimhen, se le vuoi sfruttare bene, quello che stiamo dicendo all'inizio dell'anno, cioè per le sue caratteristiche, se lo vai a chiudere in area di rigore è un pesce fuor d'acqua, però se tu gli dai quei 30-40 metri, in questo momento l'ho visto anche in buone condizioni, l'ho visto più sicuro, può creare problemi alla difesa dell'Inter, perché i tre che stanno là dietro come caratteristiche potrebbero soffrire molto le caratteristiche di Osimhen. C'è sempre il solito discorso, voglio dire, che giocando con tre attaccanti contro una difesa a tre, ovviamente Bastoni e Skriniar, se Politano e Insigne sono molto larghi, sono costretti ad... Ragazzi, ma l'Inter... Sono costretti... No, fammi finire. Aspetta, qua. Chi sono i tre attaccanti? I tre attaccanti sono... Politano, Osimhen e Insigne. Sì, ma però loro fanno... No, dico, però Bastoni e Skriniar sono costretti a allargarsi se Insigne e Politano sono larghi, per cui qui ci saranno praterie per gli inserimenti di Zielinski. Però lì, sì, è vero, di Zielinski, però loro forse hanno tre centrocampisti contro, contro due. Vabbè, sì, cioè, hai capito? Non ci sta Eriksen. Cioè, ci sono tre centrocampisti, uno più forte dell'altro. Io il discorso che faccio può essere anche semplicistico, così come piace ad Enrico, che
motivo avrebbe l'Inter domenica sera di venire a Napoli a farsi, e a fare la partita, la partita ad attaccare? All'Inter il pareggio va sta più benissimo. Bene. È pure al Napoli. Loro si ma penso che sta pure là, bene al Napoli. Si mettono là e agiscono in contropiede. La fotocopia, secondo me, della partita dello scorso anno. Vi ricordate come ha vinto l'Inter l'anno scorso a Napoli? No. Chi attaccava? Il Napoli. Chi ha segnato in contropiede? Anche a Milano, questa è la data. A Milano anche. Esatto. Però voglio dire... Ma il Napoli avrebbe meritato di vincerla quella partita. Ma no, per quello che avrebbe fece. Meritato di vincere, perfetto, a Milano. Però il discorso che facevamo, no? Secondo me, come diceva Enrico, è una partita semplice. Non è difficile. Allora, però anche tatticamente fare, tu non mi è fai... complicato. Io però, scusi, io volevo dire una cosa. Io ho visto l'Inter quasi sempre quest'anno, perché non ha mai quasi mai giocato in contemporanea con il Napoli. Ma io non l'ho vista mai fare la partita. Sì, se non in qualche rara occasione. Quindi non credo che proprio domenica verrà qua a fare la partita, perché un punto, con gli scontri diretti che ci stanno pure, c'è cioè Atalanta, allora, a Conte sta non bene, benissimo, tant'è che io non prevedo che lui possa far giocare Hakimi, secondo me farà giocare Darmian, sarà un po' più coperto e non credo che Darmian lo metta non credo che al Napoli, no, ha giocato spesso a destra anche. E non credo che al Napoli serva tanto in questa partita Osimhen. Secondo me, io vedo molto più funzionale in questa partita di rispetto. Allora, io mi auguro che se giochi meglio. Posso, prego, prego. Allora, il Napoli deve fare 4 punti tra Inter e Lazio. Guai se non fai 3 punti con la Lazio. Per assurdo, conviene pareggiare con l'Inter e vincere con la Lazio piuttosto che fare il contrario. Però c'è una cosa, c'è Atalanta-Juventus, quindi se vinci con l'Inter e prendi 3 punti, dobbiamo su una delle due. Per l'Atalanta. Per la Juve, noi dobbiamo tifare per la sicuro? Juve. Sicuro? Sicuro. Io dico che noi dobbiamo tifare allora, per il Genoa. No, aspetta, no, lascia aspetta. Allora, no, sai perché? Allora voglio perché fare una domanda. Se hai il fiatone. Vabbè, voglio fare una domanda a Ciccio e a tutti quanti voi. Quanti giocatori del Napoli giocherebbero in quella squadra dell'Inter? Allora, cominciamo da Ciccio Graziani. Ciccio, quanti giocatori del Napoli, guardando le formazioni, giocherebbero nell'Inter? Ciccio, nella tua onestà professionale. Devo dire che Koulibaly giocherebbe sicuro. Non si discute. Fabian Ruiz, secondo non me, si può giocare. Fabian Ruiz, ha detto. Zielinski ci può giocare. Siamo d'accordo. E Insigne ci gioca alla grande. Quindi 3. 4. 3, massimo 4. No, Insigne se la gioca. 3 sicuri. Insigne se la gioca perché deve giocare tra Lautaro e Lukaku. Certo. Okay. Quindi sì, su ma deve su cambiare 11, il sistema di gioco. Cioè. Su 11 giocano 4. Ragazzi, Insigne da esterna si è andato più di Lautaro. Oh, Gesù. No, io dico, su 11 giocano 4. 4, ok, perfetto. Ah, quindi... Ma Insigne in questa Inter qua, in questa Inter, con questa squadra che detto da me di Insigne, che sai che io lo considero per me un fuori. Non gioca col 3-5-2. In questa squadra col 3-5-2 non potrebbe giocare. Però lo mettiamo lo stesso. Daniela. Ma Bakayoko giocherà, chiede Gianluca da Casagiove. No, come fa a giocare? Non gioca? Ma anche se qualcuno avanzava l'ipotesi stamattina tra gli ascoltatori di far giocare Bakayoko e Demme per cercare di avere... No, per favore. Io credo che il centrocampo del Napoli sia Fabian, Demme e Zielinski. A proposito di... Avete parlato di Inter ripartenze, Inter in contropiede. Per curiosità vorrei riproporre questa slide che abbiamo proposto anche la settimana scorsa e l'abbiamo analizzata velocemente, perché... Tutti pensano che il Napoli e l'Inter siano squadre votate al contropiede, cioè che in ripartenza fanno male. Guardiamo questi dati sul tempo, ecco qua, guardate. La durata degli attacchi con i gol e la media dei passaggi negli attacchi con gol. Atalanta, Inter e Napoli sono le prime tre della Serie A, cioè significa che le azioni manovrate in occasione dei gol durano tantissimo quando si tratta di Atalanta, Inter e Napoli. E la media dei passaggi quando si tratta di gol e si tratta di Inter, Atalanta e Napoli è altissima per queste tre squadre. Quindi significa che queste tre squadre non agiscono in contropiede ma manovrano soprattutto. Questa però è la verità. Io volevo dire una cosa prima, perché io ho detto per sfruttare, cioè se vuoi sfruttare, secondo me vuoi sfruttare Osimhen,
se tu lo vai a chiudere, come dici tu, con le azioni in area di rigore, Osimhen non tocca mai il pallone. No. Se lo fai partire 30-40 metri dalla porta, Osimhen è devastante. Ma se come dice Mimmo il Napoli deve fare la partita, se come dice Mimmo Alfitano, il Napoli, scusami, deve fare la partita. Non la deve fare, Osimhen non è adeguato. Pareggiare. Ascolta, ma perché deve fare la partita? Perché deve fare il Napoli farà la partita, ve lo dico io. Però ti voglio fare un esempio. Scusate, scusate, facciamo parlare Mimmo. Ti faccio un esempio. Andiamo ad analizzare un attimo i gol di Osimhen, considerando che lui per un periodo di tempo è stato fuori, d'accordo? Certo. Ora consideriamo i gol. Il gol all'Atalanta come è venuto? Ma è sotto porta. Contropiede. In contropiede. No, sotto porta. Sì, sì, vabbè, sì. In contropiede. È quello di domenica. Domenica. Il gol di domenica come è venuto? In contropiede. Però il gol al Bologna no. Il gol a Bologna è un grosso. Col Genova. No, un colpo di testa. Col Bologna in contropiede. No, il gol è no. Col Bologna è un contropiede. È un colpo di testa. È sta solo. Da solo, cioè questo che cosa non voglio sminuire, ma è un giocatore che ha bisogno di spazio, però non è un giocatore, e quindi come dice Vincenzo, che lo puoi far giocare, deve giocare Mertens secondo te in queste situazioni? Io farei giocare Mertens, guarda, io Mertens anche per quel però Mertens non sta bene in questo momento qua, esatto, però per quel tipo di difesa, cioè lungagnoni, titani, uno veloce rapido anche negli scambi. Potrebbe essere, perché Osimhen negli scambi non è che sia tanto dotato, però domenica l'ha fatto bene, come diceva Ciccio, che dici? Domenica l'ha fatto bene, non avrai tutto quello spazio. Le caratteristiche del giocatore, hai pienamente ragione, questo quando trova gli spazi può diventare devastante, perché è una gazzella, è rapido, veloce, però devo dire che quando è entrato con la Juventus all'ottavo del secondo tempo, con la difesa anche della Juve molto chiusa, che faceva fatica a venire fuori, a un certo punto il Napoli l'ha messo lì in trincea. Devo dire che Osimhen mi ha un po' stupito, perché pensavo facesse più fatica, invece tra Chiellini e De Ligt se l'è cavata anche abbastanza bene in area, coprendo bene la palla, sgomitando, lottando un po'. Ecco, forse non lo so, le caratteristiche ci dicono che lui sugli spazi aperti diventa molto più forte. Però in quella partita, francamente, l'ho visto sgomitare. Però scusami, in quella partita il Napoli doveva rimontare ed era normale che giocassero quei 20-30 metri avanti, no? Esatto. Per cui lui era un po' chiuso, però ha fatto bene, come dici tu, ma io l'ho visto bene domenica. Cioè lui domenica ha fatto 2-3 appoggi che io pensavo che deve fare molta tecnica, invece ci è migliorato molto ultimamente. Sì, è vero, sta imparando. Io diciamo credo anche che comunque non sia la partita di Osimhen quella di domenica. Vedremo, mi auguro che giochi Mertens, che stia bene dall'inizio e che Osimhen possa entrare a partita in corso, però non ci sarà un giocatore che Ospina, che è infortunato, 3 settimane quello di stop per lui. Vogliamo vedere questa slide, perché vorrei parlare per un attimo di Ospina anche attraverso il riverbero dell'utilizzo di Ospina o di Meret sul gioco del Napoli, perché cambia abbastanza. Allora, questi sono i numeri di Ospina e Meret. Guardate, in questa stagione, campionato e coppe, 23 partite Ospina, 20 Meret, siamo quasi pari, solo che Ospina ha subito meno gol, 21, Meret 29 e Ospina ha giocato 3 partite in più. Clean sheet, cioè partite terminate senza subire gol, 10 Ospina e 5 Meret. I dati dicono che con Ospina il Napoli riesce a tenere la porta più chiusa. Questo è... sono d'accordo, però dobbiamo considerare un aspetto. Per i portieri, quando i portieri non hanno continuità, questo è il discorso. Meret, noi non sappiamo ancora che cos'è Meret. Non lo sappiamo. Ogni volta che gioca. Per me tra i pali è un ottimo portiere. No, ma ogni volta ma quello sta solo tra i pali. Quello è legato tra i pali. Però aspetta. Però tu devi capire. Noi abbiamo preso 3 gol perché lui stava sulla linea di porta e bastava stare 1,5 metri più avanti e quei palloni li prendeva. È un giocatore acerbo, è un portiere acerbo. Il portiere non è in grado per voi. Il portiere è un uomo solo. È acerbo. Antonio, il portiere è un uomo solo, cioè uno che sta lì in porta, mentre gli altri corrono dappertutto, lui sta lì e chissà che cosa pensa in quel momento. E questo me l'ha fatto capire un mio compagno di squadra per 7 anni, che era Dino Zoff. Cioè il portiere è tutto un ruolo a parte.
Però tu a questo qua non è possibile, un ragazzo di 22 anni, sì è vero, è nazionale, arrivato a questi livelli, però io dico un'altra cosa, se tu vai in campo e devi stare sempre con la paura, le mani diventano di ferro, cioè ogni volta ti botti il pallone lo respingi, non hai tranquillità, quello è il ruolo, o lo decidono a farlo giocare sempre, scusami, però, o non lo fanno giocare bene, proprio. Allora, proprio in virtù di questa cosa, faccio una domanda a te e a Ciccione. Ciccione. Ascoltami, Ciccione. Ciccione. Ma tu, nella tua carriera, oramai ci stiamo facendo meno giovani, hai mai visto un'alternanza di portieri come quest'anno a Napoli? Così equilibrata, 23-20. È equilibrata. E 23 partite, 20 partite, equilibrata. Non parlo di equilibrio, non mi interessa. Allora, sai il portiere, quando stavo io che facevo pallone come si vedeva? Quando il difensore gioca la palla col portiere. Sentiamo la risposta di Ciccione. Se non la gioca non ha fiducia. Bravo, dimmi. Tranquillo. Una cosa è chiara al Napoli, il titolare è Ospina. Bravo. Quando Ospina non sta bene e ha dei problemi fisici, danno spazio a Meretti. Qualche volta lo hanno confermato anche per vedere un po' le reazioni di questo ragazzo, ma a Napoli devono capire bene una cosa, se devono promuovere Ospina e Sifino di questo ragazzo in prospettiva, devi dargli tanta fiducia, devi farlo sentire tranquillo, perché il portiere, se non gioca tranquillo, è un mezzo portiere, perché già con la paura. Allora il titolare è Ospina, su questo non ci sono dubbi. Allora Ciccio, voglio farti vedere un attimo una slide. Tanto, ma tu chi faresti giocare tra Ospina e Meretti? In questo momento Ospina. Allora, questo stato di cose potrebbe aver portato anche, guardate questa slide, l'abbiamo definito testardo Ospina, perché? E non è la prima volta, dopo aver avuto un problema muscolare durante la partita con la Sampdoria, ha voluto restare in campo necessariamente. Ha deciso. Comanda lui? Ospina. Poi ci sono responsabilità. Lo aveva fatto 2 anni fa con l'Udinese, dopo una botta alla testa, disse resta in campo e poi fu portato in barella fuori. Questo ha portato all'esonero di Denis. Voglio capire per quale motivo la gestione Mimmo Valfitano di Ospina è stata irreprensibile con la Sampdoria, secondo te? Visto che poi il giocatore si è infortunato? Ma vedi, il problema è che dalla panchina Gattuso più volte ha chiesto se era in grado di poter continuare, perché lui aveva già detto a Meret di svestirsi. Meret, cioè, stava entrando. Stava svestirsi. Quindi è stato Ospina ad assumersi la responsabilità. Ma non deve essere né Ospina e né Gattuso, deve essere lo staff medico che va là. Neanche lo staff medico. L'allenatore che c'è. Ma l'allenatore si fide quello che gli dice il medico. E poi c'è un altro aspetto, guardate. Qui stiamo parlando che il giocatore a esame diagnostico viene fuori con una distrazione di primo grado. Cioè, quindi che cosa sta a significare? Che tu a Genova avevi male e basta. Non è possibile che tu stavi in campo e non avevi. Quindi si è aggravato giocando. Si è aggravato restando in campo. Prima lo tenevi, il fastidio c'era. È rimasto in campo. Lui ha fatto, lui ha giocato anche allora. Permettete. Gianluca. Sì, ecco, Ciccio, vai tu e poi Sedele, vai. No, scusa una cosa, poi sto zitto. Da che mondo è mondo? Dalla terza categoria alla Serie A, l'allenatore chiede al giocatore come stai? A me quante volte, magari in un momento così, mi diceva, ehi Ciccio, come stai? Hai problemi? Che fai? Tu stai sempre bene. Con me, ma anche con altri calciatori. È vero, cioè, è io vero. Allenatore, guardo il giocatore e dico, ehi, come stai? Mi dice... A posto, mister. E io mi fido di lui. Sì. Manco il medico, perché il medico ti tocca. Sì. Ciccio. Che ti dice Ciccio, il medico? Ciccio, aspetta. Allora, l'infortunio si divide in due parti. La prima parte, lui si rialza. Mi senti? Il fastidio e si è alzato. Poi si è accasciato di nuovo. Arrivato a questo punto, Meret si è svestito. E l'allenatore che ne dica cambia il portiere solamente che siccome il portiere sa e voi avete fatto i calciatori soprattutto mo non mi conviene non entro più è lo stato delle cose di cui parlavamo prima. Ora faccio una domanda. Fallami. Se il VAR a Ciccio e a
Enzo Montefeso. Se il VAR non vede il fallo o il sedicente fallo e fa gol come lo ha fatto, che succede? Perché lei dice che non è uscito perché non stava bene, non è uscito bene. Ma allora, quindi non è alzato, è andato a vuoto. No, non è saltato. Non è uscito a vuoto. Diciamo pure che non là... poteva saltare. Ma però diciamo da pure che c'è stato il giocatore della Samp che l'ha travolto. Lui di appoggio, ha fatto è Mimmo. Non so se riusciamo a rivedere le immagini del gol annullato. Non è saltato. Bravo, vedete. No, Keita Baldi gli è andato addosso, Mimmo. È saltato tanto, vedi. Oh, vedi che aveva già colpito di testa, guarda, ha già colpito di testa. Guarda Ciccio, guarda. Ha già colpito di testa. Questo è poco dopo l'infortunio di Ospina, eh? Guarda, ecco Ospina qua. Fermo. Guarda, guarda, ecco guarda, guarda, guarda quello che l'ha, come l'ha travolto, guarda. No, la lascia perdere il fallo. E come lascia perdere il fallo? Ma di stiamo parlando? Una volta, chi l'è stato dato? Vabbè, indubbiamente Ospina è stato poco reattivo nella circostanza. Ha sbagliato il tempo, secondo me. Vai, ha sbagliato il tempo, ragazzi, secondo me. Ragazzi, stava dietro Ospina, il pallone non abbiamo mai. Ha sbagliato il tempo. Ha sbagliato il tempo. Quello... Ma no, perché guarda non lì. Stava bene, ragazzi. Lui sta dietro, sta già sbagliato, il già sbagliato proprio l'uscita in quel caso lì. Però tornando al discorso... In quel caso lì... ha sbagliato tutto, ha sbagliato i tempi della traiettoria della palla, ha sbagliato l'uscita, però io dico questo, ragazzi, ma se un mio compagno di squadra rimane in campo con la possibilità di penalizzare non solo lui, ma tutta la squadra, ma io a fine partita mi incazzo, però per tornare al discorso di prima, Ciccio, il discorso è questo, tu hai detto giustamente ti fidi del portiere anche perché lui ormai tu ormai hai detto ha deciso con Ospina perché gli dà più tranquillità e questo, anzi per me è anche giusto che lui prenda una scelta definitivamente, a me sto fatto che una volta gioca uno, una volta gioca l'altro, diciamo mette in difficoltà tutti e due, però è il momento che il medico va a vedere e capisce che non è che capisce se è fatto lo stiramento, comunque parlando con lui dice ho avuto una botta, mi sono fatto male e lo dice all'allenatore e l'allenatore sta facendo il cambio, a quel punto lì è solo l'allenatore che si deve prendere la responsabilità di scegliere. Vincenzo, tu hai fatto l'allenatore, ma se in quel caso io guardo Spina e gli dico come stai, il medico mi dice guarda sente dolore, uè come stai, se mi dici di sì io lo lascio in campo, ma infatti è obbligatorio, detto da Ospina che è un giocatore che c'ha esperienza. Guardate, non ho capito perché ha voluto rimanere. Allora c'è una domanda per Fedele. Buonasera per Fedele. Non crede che Ospina si lesiona più spesso perché rischia di più lo scontro con gli avversari rispetto a Meret? Lui vuole sapere da te, il nostro telespettatore, se tu hai fiducia di Meret. No, Meret è muto. È muto? No, no, ma cerca lo scontro, ci chiede. Cioè Ospina cerca più il rischio, quindi lo scontro con l'avversario. Ma è più aggressivo. È più spericolato. È più portiere, è spericolato. Ma il portiere è spericolato. Non ha tecnica. Lui non ha grande tecnica. Ospina è però è un giocatore. Il portiere deve avere una dote. Ha coraggio. Follia. Sentiamo Mimmo. Allora è coraggio. Perché per come si buttano loro è follia. Voi avete giocato a calcio a livelli altissimi, no? Quindi sapete meglio di me che anche la contrattura nel momento in cui tu pigi sulla zona contratta tu avverti dolore. Ok? Immagina con una distrazione. Quando vai a toccare il dolore è acuto, non è un dolorino che dice ok, sono in campo, rimango. Se quello gli dice ti fa male e gli tocca e lui fa e si tira e dice che gli fa male, Mimmo. Ma non deve restare in campo, Ciccio. Mimmo, io c'ho un'osservazione Mimmo, ora ti dico una cosa che è successa a me, come è successo a Vincenzo e a tanti altri calciatori. Ai nostri tempi, se ci avevi un pochino male, sai che ti dicevano? Ma no, rimani, stai. Ma che ma fai? Non c'era la sostituzione. C'erano infiltrazioni. Infiltrazione alla caviglia, non cocaina. Fatto fare una partita con lo strappo della oggi, Mimmo, se sentono una puntura di una zanzara, non giocano, stanno fermi proprio. Ragazzi, vi devo fermare. Ricominciamo dopo la pubblicità. E guardi, siamo già in ritardo. Ci fermiamo, ricominciamo da Montefusco dopo la pubblicità. A tra poco. Il perché, capito?
Rieccoci in diretta, fuori gioco, Enrico Fedele, Antonio Corrado, Enzo Montefusco, Mimmo Malfitano, Ciccio Graziani in collegamento da Arezzo e la splendida Daniela Troisi. È emerso sul testardo, la testardaggine di Ospina che non è voluto uscire dal campo da Genova e adesso ne avrà per 3 settimane per questa distrazione muscolare. Devo dire che è emerso dalla discussione di questo parterre e di Ciccio Graziani, è emerso un dato, e cioè che la gestione dei due portieri ha creato un clima psicologico tra i due per il quale, per esempio, Ospina magari non vuole uscire dal campo, anche se non sta benissimo, per paura di perdere il posto. Mi sembra che sia emerso questo. Sta tranquillo, ma quando lo perdi il posto con Meretta... Ospina non perde il posto, però in questo caso qua è stato, te lo volevo dire prima, è stato fortunato Gattuso, perché come avete notato anche voi, dopo l'infortunio, subito dopo l'azione è stata quell'azione che hanno fatto il gol. Se il gol viene convalidato, visto che lui non è proprio uscito, è uscito male, se la pigliavano tutto con Gattuso e aveva sbagliato, perché lui non era più in condizione di poter... La competitività va bene tra i portieri, però forse a volte spinta agli eccessi può creare qualche distorsione. Sì, però questa è la realtà. Tu sei un portiere esperto, sei il portiere della nazionale colombiana. Se tu avverti il dolore, tu sai benissimo che se ci giochi sopra, e peggiori poi, solo, e poi non giochi le prossime partite. Io però voglio dire una cosa. Ragazzi, quest'anno è capitato più di una volta che venisse diagnosticata agli esami strumentali una distrazione di primo grado. Ed è capitato più di una volta che dopo una settimana questi giocatori stavano in campo. E non è possibile, è capitato pure con Manolas, e non è possibile. Ma che Manolas è stato fuori 40 giorni? No, l'ultimo, non l'ultimo, è capitato. Poi io ti faccio proprio un elenco di tutti quelli dove è stato diagnosticato una distrazione di primo grado e poi dopo 7-10 giorni stavano in campo. Allora, due sono le cose: o la diagnosi è stata sbagliata o c'è un problema con l'apparecchiatura dell'ecografia. Vabbè. Allora, devo dire che non è la prima volta. Vedremo, no? Scusate. Perché una distrazione di primo grado ci vogliono 3 settimane minimo. Quindi vedremo Ospina quando a me questa cosa Ciccio, non risulta. E calcio e Ciccio lo sapeva. Uno stiramento, adesso è elongazione. Se è veramente anche minimo, tu dopo una settimana non puoi giocare. Assolutamente. La contrattura, perciò ti sto dicendo c'è qualcosa che non mi torna. La contrattura, dopo 3 giorni magari riesci a recuperare. Perciò ti sto dicendo c'è qualcosa che... Allora, con Ospina, Ospina non è nuovo a queste cose. 2 anni fa, lo ripetiamo, in un Napoli-Udinese ebbe una botta alla testa all'inizio della partita, decise di restare in campo dopo le cure mediche e poi si accasciò al suolo prima della fine del primo tempo e fu portato all'ospedale, ebbe un trauma cranico in quella circostanza. Quindi non è nuovo a questa testardaggine, cioè al voler restare in campo nonostante qualche problema. Detto questo, però, il Napoli con Ospina e con Meret cambia il modo di giocare nella ripartenza, perché quando il Napoli ha la palla tra i piedi in difesa, con Ospina, io ho visto delle immagini della partita con la Sampdoria, succede che tra le 8 e le 10 volte prende il pallone Ospina in ogni azione di partenza dell'azione del Napoli. Con Meretti il Napoli questi rischi non se li prende e a un certo punto il pallone viene scaraventato verso la metà campo. Voglio capire, Mimmo Malfitano, ci sta questa differenza secondo te nella impostazione? Secondo me è stata accentuata questa differenza. Io non credo che sia questo il motivo per cui Gattuso preferisce Ospina a Meret. Ne abbiamo dette altre prima, no? Tipo quello per esempio che non esce, tipo quello, come dice Enrico, che è muto. Queste sono condizioni che lo rendono poco adattabile, cioè poco adatto in questo momento a stare tra i pali. Però non è che questo è un portiere che adesso prendiamo e lo mettiamo là perché, come dice Antonio, non è buono, no, deve non crescere, deve giocare, ma deve che... non è pronto, Mimmo, ecco, il problema vero è che questo è un ragazzo introverso, anche in campo non riesce a dare sicurezza anche ai compagni. Due, tra i pali è fortissimo. 1 metro oltre la linea della porta è 0. Questo è il vero problema.
non è tanto ora se gioca l'uno o l'altro. Mimmo, è un problema grave, sai perché? Perché se tu stai sulla linea di porta, ma scusami, ma tu hai molte più difficoltà a coprire più spazi di porta. Ma non è come quando giocava Vincenzo che facevano i tiri in porta all'allenatore. Non so se mi spiego, adesso c'è uno staff che lavora solo per i portieri. E che diavolo? A volte c'è lo sparapallone, lo sai. Allora, Fedele, vogliono sapere da lei, non migliorare. Come mai Mazzoleni al bar? Mazzoleni? Non ce le libereremo più? Ma stiamo parlando in altra come parlando. Non lo so, però il nostro amico, dobbiamo dare soddisfazione anche ai nostri amici da casa, mi hanno scritto su Instagram e vogliono sapere questa cosa dal nostro Fedele. Vabbè, insomma, Mazzoleni, non è stata presa dai tifosi bene la candidatura di Mazzoleni al VAR e la designazione di doveri in campo, insomma, però... Vabbè, ma Mazzoleni... Ci sta, nel senso che a Napoli spesso... Dobbiamo trovare sempre i detrattori. No, io non assolutamente... No, però aspetta, come si dice? Che mi sta tanto di tre indizi fanno una prova, con Mazzoleni ce ne stanno 33 di... E allora io mi chiedo, quanti danni deve fare ancora questo prima che lo vanno però, a mettere... Mazzoleni, se vogliamo essere onesti, Mazzoleni ha visto una cosa e Pasqua... Proprio perché, chissà per quale motivo. Milano-Napoli, Bakayoko su Teo Hernandez. Tanto per segnare. Vabbè, ma era la stessa cosa perché lui aveva valutato nella stessa maniera un'altra scelta. Se l'arbitro te la valuta. E noi andiamo ancora a pensare che c'è stato un uomo nero. E noi siamo dei. Fai bravo! L'arbitro quello è l'uomo nero, quello è proprio Berfago. L'arbitro è nero, no? Noi dobbiamo vedere, io. Sono 50 anni che sto in questo mondo, 50. Ci sono state le cose positive e negative. Quando sono state fatte delle cose molto negative, ci sono stati dei condannati, come ci stanno nella Chiesa, come ci stanno nell'industria, Enrico, come stanno negli ospedali. Il calcio è diventato sempre Enrico, un buco. È perché è venuto mi sto ancora aspettando di capire come mai Orsato ha detto che ha sbagliato, perché stava troppo... Io non ho mai sentito dire un arbitro che ha sbagliato perché era troppo vicino all'azione. Ha sbagliato con calcio rigore. Non è possibile che un arbitro dice che ha sbagliato perché era troppo vicino all'azione. Va bene, comunque... Vedere sempre dell'acqua pulita. No, si diceva così pure prima di Calciopoli. A me non pure prima di Calciopoli a Vincenzo Montefusco ne può tenere prima di Calciopoli a Graziani ne può di niente nessuno prima allora non vi consento così. Amica tu c'è no Calciopoli c'è no di offendere un mondo come tutti i mondi dove ci stanno i buoni e non la mezzo non è che c'è un pupo. Perché la Chiesa è buona? La Chiesa è buona. Non mettiamo in mezzo la Chiesa. Voglio fare una domanda. Assolutamente. No, parliamo di Chiesa per cortesia. Entriamo in prima guardia. No, per cortesia, però di Chiesa non dobbiamo parlare. E rigore. Ragazzi, fermiamoci qui. Posso farti una domanda? Fermiamoci qui. Scusa, se tu gestisci gli arbitri e vedi che sto mazzo lei fa errori in serie. Orrori, non errori. Non ho sbagliato. Orrori. E continua a mandarlo in giro perché? L'ha mandato a poco, proprio perché per dire questo. Io come capo di un'azienda, se c'è un dipendente che non va bene, lo mando a casa, se mi sbaglio. Ma che ne sai tu? Quello sta sempre ma là. Ma vuol dire come che chi l'ha giudicato, l'ha giudicato bene. Scusate, a caso. Va bene, allora ti dirò che può darsi che per questa partita Mazzoleni sia stato giudicato bene perché aveva visto bene a Milano. Perfetto, allora andiamo, finiamo, terminiamo. Era una risposta a uno dei nostri telespettatori. Torniamo su Napoli. È stucchevole. Torniamo su Napoli. Cose che a me non tornano. Torniamo su Napoli. Guardate, fate un grosso errore. Fate un grandissimo errore. Chiudiamola qui. Perché in questo modo non si contribuisce, a stabilire un principio serio. Perché qui a Napoli, appena vengono fuori le designazioni, fate un giro sui social e vi rendete conto che cos'è. Non sta mai bene un arbitro, non sta mai bene un VAR, non sta mai bene un guardaline, non sta mai bene un quarto uomo, non sta bene mai nulla. Ma Mazzoleni, tu te lo ricordi? Ma Mazzoleni, tu te lo ricordi? Ma che me ne frega? No, come a me me ne frega, scusa. Però... Sì, Mazzoleni me lo ricordo, ma se tu parli con quelli di Bergamo, con quelli di Milano, di Roma, si ricorderanno
no, è Pasqua. A Pasqua, però, Orsato. Però i precedenti con Napoli sono andiamo da Ciccio. Aspetta, tu come mentalità, io non sono per niente un piangione, perché però dico, visto che ci sono stati questi precedenti, no. Cioè, chi delibera queste persone? Sai che c'è polemica con questo Mazzoleni già dalla partita della Juve? Perché lo mandi? Io non credo, io sono come loro, cioè non credo a tutto stesso immenso che viene quello, viene quell'altro, perché il calcio è una cosa molto più importante dalle decisioni e tutto. Però visto che purtroppo c'è stato questo fatto, ma che l'hanno designato a fare? Ma gli arbitri su un altro pianeta, ve lo dovete mettere in testa. Ho capito, ma... Orsato che gli hanno rotto le scatole dopo 3 anni sul fallo di chi era? Piani, l'errore, dopo 3 anni, dopo 3 anni di una cosa che riguarda Inter-Juve, non ha fatto casino l'Inter, non riguarda lo scudetto, il campionato, che ha fatto casino il Napoli, benissimo. Perché lo hanno tolto lo scudetto? Perché l'avevi vinto lo scudetto? No, avresti vinto, secondo me. Ma che avresti vinto? Sicuro la Juve non avrebbe vinto quella partita, l'avrebbe vinto. Detto questo, per far capire al mio amico Antonio, che lui dice, Maia e la UEFA hanno parametri diversi rispetto al giudizio del tifoso, del critico, dell'analista, del giornalista. Hanno anche della Procura Federale? Anche della Procura Federale? Certo, hanno un metro diverso. Orsato l'altro giorno ha diretto Paris Saint-Germain, Bayern Monaco. E non mi è piaciuto proprio. Ma che stiamo dicendo? No, però... non mi è piaciuto. Vogliamo sentire anche Ciccio Graziani, poi chiudiamo questo discorso e andiamo avanti. Ciccio, brevemente su Mazzoleni. Ma perché ridete, Ciccio? No, ragazzi, io voglio pagare il biglietto stasera. Io mi sto divertendo. Perdona, io sto a teatro, ragazzi. Io sto ad Arezzo e sto vedendo il teatro a Napoli, che è una cosa meravigliosa, perché siete c'è un dibattito veramente divertente, bello. Tu che ti devo portare qua, ti devo portare a teatro, ti devo portare a teatro. No, ti devo portare a teatro, ci sarebbe da pagare il biglietto. Ragazzi, ma che ti devo dire? Io ci sono arbitri bravi, arbitri meno bravi, c'è il pizzico di fortuna, la sfortuna. Orsato per me è uno degli arbitri più forti al mondo. Poi mica ha detto che qualche volta non sbaglia anche Orsato, ma sbagliano in buona fede, sbagliano. Noi dobbiamo partire da questo presupposto, se no è finito il calcio. Che, no, ragazzi. Che poi Mazzoleni, devo dire una cosa, non arbitra in campo, ha detto solo al VAR, come sapete ormai da un po', e quindi è stato, se vogliamo guardare il buono di questa cosa, perché noi il buono dobbiamo guardare, è stato designato per la partita più importante della giornata, migliore. Perché Mazzoleni è sulla carta il migliore, ha detto al VAR che esiste, questo lo possiamo dire, no? Sì, però il buon senso in questa partita non lo devi provare. Il buon senso evidentemente non ragionano tutto, così, Rizzoli. Per evitare il teatro che dice sì. Rizzoli non ragiona così. No, Vincenzo, qual è il buon senso? Vincenzo, scusa, se noi partiamo da questo presupposto, vediamo il male. Ho capito, però il male. Se l'hanno, partita importante, non lo fai, non lo è una delle lì. Più importanti dell'anno, Vincenzo. Lo so. Noi dobbiamo pensare che i grandi capi che gestiscono il mondo arbitrale si fidano talmente tanto della sua bravura che lo mettono proprio in funzione Ciccio, di questo. I napoletani no. Dimmi. Ma ogni società, sono 20 società, ognuna ha 2-3 arbitri che non vuole, ok? Allora, se si va avanti con un criterio del genere, la domenica non ci sono più arbitri, non si può più arbitrare. Sì, allora queste società discorso, che dici tu, il discorso, come il mai discorso, non vogliono questi arbitri? Pensano male anche, queste società? No, anche loro avranno avuto delle contrarietà, per cui e quindi non credono alla buona fede. L'Inter con Orsato sono 3 anni che non vince. Orsato all'Inter non c'è andato più. Non è una questione, ragazzi, ma... di buona fede, perché se tu escludi il principio della buona fede, basta, si deve chiudere, non e allora deve questi diktati delle società nei confronti di alcuni arbitri allora sono sbagliati. Antonio, ma più di 20 anni fa tutte. Più di 20 anni fa Antonio all'Inter non ce n'è una che non si sia mai lamentata. È quello, ma tu dici di Orsato, io se fossi una società e una squadra di calcio
Io alzato lo voglio tutte le domeniche. Bravo. Tutte. Poi lui perché dice doveri, ma che ha fatto doveri fede, perché dovrebbe essere rinviato? No, tu hai detto doveri. No. Hai detto anche doveri. Assolutamente torna no. Indietro. Ho parlato di Mazzoli. Allora, parlato di Mazzoli. Mister, aspetti un attimo perché poi ci torniamo da lì. È una considerazione del tifoso. Onestamente non lamentate sempre l'arbitraggio. Ieri la Roma ha dovuto giocare anche contro l'arbitro mandato dal Manchester. Era un complotto? Vabbè, insomma, non so se era un complotto, la Roma ce l'ha fatta e quindi... Molti anni fa io lavoravo nel Napoli, Ferlain, che era un altro fissato con gli arbitri, mi ha mandato 3-4 volte a Roma, quando Enrico si usavano le famose palline, quella tipica e quella fredda. Cioè io stavo seduto davanti agli arbitri, perché dovevano designare per le partite, eravamo 3-4 di noi, questo mi chiamava 6 palline e le toccavano, io dovevo guardare, ci pensavo, ma io come faccio a capire che quella pallina era più calda dell'altra? Cioè, ancora già allora facevano la guerra. Era un vecchio trucco. Ti ricordi o no? A Viareggio. Ti ricordo, bravo. 40 anni fa. Allora, Graziani, Napoli-Inter chi è favorito secondo te? Nessuno. Adesso guardiamo le quote, stiamo cercando di... Allora, guardando la classifica dovrei dire l'Inter. Guardiamo le quote, fermo. Se guardi il momento, devo dire il Napoli, perché è vero che non c'è più il fattore campo. Comunque giochi allo stadio Maradona, che è la tua casa. E già ti senti un po' protetto quando giochi a casa. E il Napoli sta meglio sotto l'aspetto della qualità del gioco. L'Inter ultimamente sta vincendo ma non convince nel gioco, però giustamente Conte dice: ragazzi, se volete il bel gioco andate da un'altra parte, io voglio vincere lo scudetto, e molto probabilmente lo porta a casa anche presto. Non è bella da vedere l'Inter in questo periodo, però sta facendo sempre grandi risultati, perché con i singoli e adattandosi alla squadra spesso avversaria riesce a fare sempre buoni risultati, anzi ottimi risultati, perché sono 11 domeniche di seguito che vincono questi. Però io ho l'impressione che il Napoli, facendo una buona partita, possa portare a casa un buon risultato. Queste sono le quote nella comparazione proposta da Star Casinò, eccole qui. L'Inter è favorito con 2,15, 2,20 e 2,25. Vedete, Star Casinò, Betway, Sisal e Bingo. Il pareggio la quota più alta. E il Napoli a 3,20 è quotato, che secondo me è una signora quota. Io no? Me la giocherei. Il 3,20 del Napoli? Io me lo giocherei. O il pareggio? L'uno del Napoli me lo giocherei. L'uno del Napoli, anche Fedele se lo giocherebbe. Non l'ho mai giocato. Quindi. No, dico. Metaforicamente se lo giocherebbe. Ma non mi esprimo. Queste cose non le concepisco. È favorito il Napoli o l'Inter? È favorito del Napoli, che è favorito del Napoli? Però i bookmakers non sono d'accordo con lei. Ma scusate, ma l'Inter va pure che perde la partita, che fa? Perfetto, Mimmo Alfitano, sei d'accordo con queste valutazioni? Come motivazioni la dovrebbe avere più il Napoli. Le motivazioni vere le ha il Napoli. Ma allora perché qui è favorito l'Inter? È favorito l'Inter perché è capolista, c'ha 11 punti di vantaggio, viene da 11 vittorie consecutive, ma casa, 4 gol subiti nelle ultime. I soldi, se mai dovessi puntarli, ma anch'io non gioco, li punterei sul pareggio. Sono d'accordo, non me lo domandare. Una bella pareggio. Però c'è il Napoli, che è la squadra che pareggia meno in Serie A, solo pareggio, due pareggi in tutta la stagione. Come ecco, dire che proprio l'Inter prima o dopo dovrà perdere, lo stesso il Napoli dovrà pareggiare. È proprio per la legge dei grandi numeri che può uscire il pareggio. Ciccio. La partita potrebbe cambiare anche aspetto sotto l'approccio proprio della partita in sé. Perché il Milan gioca alle 12:30 e quindi l'Inter sarà il risultato del Milan. Bravo. Poi vede il risultato della Juventus alle 15 con l'Atalanta. Bravo, Ciccio. In base a questi due risultati, attenzione, Antonio Conte potrebbe impostare anche una partita completamente diversa da quella che è in mezzo. Capita la stessa cosa anche l'altro mercoledì con la Lazio, credo, che giochiamo di sera. Sì, giovedì. Giochiamo dopo che sappiamo i risultati delle altre. Quindi è una riflessione giusta, giustamente queste due partite. In base a quei risultati può impostare anche una partita in maniera diversa. È vero. Sì, Ciccio, ma io non credo proprio che Conte abbia paura del Milan, di questo Milan. No, non è questione di avere paura, è questione che fino a che non arrivi alla matematica, certo. Sei sempre. Oggi ho letto su un autorevolissimo giornale che addirittura parlava della Juventus dicendo: attenzione, questo campionato non è chiuso, perché ipotizzano che l'Inter possa perdere anche 3 partite di seguito.
ragazzi, va tutto bene, però fino a che non hai la matematica devi stare lì a combattere dalla mattina alla sera. Certo, dovrebbe crollare tutto. Guardiamo under e over e gol no gol, prima gol no gol. Ecco qui, allora è una partita da gol secondo le comparazioni delle quote, i nostri bookmakers, 1,66, 1,60, 1,61 i gol, e il no gol 2,15, 2,30, 2,25, 2,27. Esperto di gol no gol è Antonio Corrado, che ci ha preso anche in Sampdoria-Napoli, perché aveva detto under no gol, è stato under, non gol con lo 0-2. Antonio, qui... Io vedo la stessa cosa anche questa settimana. Senza no gol? Cioè, questa sarà una partita che sarà decisa da un episodio, secondo me. Se non addirittura finirà 0-0. Va bene, under e over. Quindi vediamo se una... deve le ultime parole famose, 4-3 per i tifosi devono contattare te per fare delle scommesse vincenti. Da no, diciamo che sono fortunato in genere. Bravo. Però se non, quando non gioco, ma poi se, il gioco, se mi gioco quello che penso non vinco mai. Allora, under e over c'è una certa parità tra le quote, anche se leggermente favorito l'over, quindi i bookmakers pensano che ci siano più possibilità di avere un buon numero di gol, almeno 3 all'interno della partita, rispetto a viceversa. E tu sempre under. Corsa Champions League, andiamo a vedere qual è il quadro delle partite che aspettano il Napoli, l'Atalanta, la Juventus, il Milan, la Lazio e la Roma. Eccole qui. Allora, ci sono 8 giornate alla fine, sono 8 finali. Questa giornata, il Napoli gioca con l'Inter e l'Atalanta gioca con la Juventus. Poi c'è Atalanta-Roma, mercoledì con Napoli-Lazio, è un altro scontro, insomma, che può favorire il Napoli sotto certi aspetti. Il Napoli deve approfittarne, inutile dirlo, e noi non ci stancheremo mai di dire che il Napoli in questa serie di partite, rispetto a tutte le altre pretendenti, ha uno scontro diretto in meno, cioè tutte le altre giocheranno 3 fino alla fine, 3 match di vertice, il Napoli ne giocherà solo 2 proprio con Inter e Lazio nelle prossime 2 Posso giornate. Fare una... Prego Fedele. Però gli altri ce l'hanno 3, ma alla fine all'ultima di campionato. Che può essere decisivo? A chi? Milan? No. Che può essere il Milan? Può essere decisivo. E sarà al 99% decisivo. Magari il Napoli è già dentro, il Milan e l'Atalanta sono già dentro. È un'arma a doppio taglio. Io vi invito a guardare. Perché può essere una partita decisiva e una partita facile. Così come il Napoli sembra apparentemente che dopo Inter e Lazio siano facili, ma le altre 3 sono 3 squadre che lottano per il recessivo. Cioè io però vi invito a vedere il calendario del Milan. Il Milan c'ha, a parte Genoa e Sassuolo, ma il Milan ha tutte... più del Napoli. No, ce n'ha 4. Il Milan ha Lazio, Juventus e Atalanta. Il Milan, a parte Genoa e Sassuolo, c'ha tutte squadre che sono in lotta per un obiettivo. Il Benevento si è salvato. No, chi te lo dice a te? Sta a 4 punti. Ma allora, il Milan affronterà la Lazio, la Juve e l'Atalanta. E quando affronterà... Non solo, ma Benevento, Torino e Cagliari che stanno in lotta per la salvezza. La Juve affronterà l'Atalanta, il Milan e l'Inter. L'Atalanta affronterà la Juventus, la Roma e il Milan. Il Napoli affronterà Inter e Lazio, la Lazio affronterà il Napoli, il Milan e la Roma. La Roma affronterà l'Inter e la Lazio. Okay, questo ma il problema non è... Forse non mi spiego. E in quale periodo? Torino-Cagliari. Quanto li affronterà il Milan? Ecco qua. Saranno in una situazione diversa da già salvo e già retrocesso. Già salvo il Toro e già retrocesso. Da Luca, io mi ricordo quando si facevano queste cose, si parlava sulla Champions, tutti quanti prima della Juve, no? E tutti quanti dicono il Napoli non deve perdere. Io dissi il Napoli con la Juve può anche perdere. Le partite decisive sono queste qua. Sampdoria, Inter, Lazio e Torino, poi per il resto il Napoli se supera Inter e Lazio, il Napoli secondo me al 90% ci arriva nei primi posti. E dobbiamo dire anche che Milan e Atalanta hanno negli scontri diretti, sono in svantaggio rispetto al Napoli, quindi il Napoli arrivando a pari punti con Milan o con l'Atalanta sarebbe comunque davanti per essere in vantaggio negli scontri diretti. Posso darvi il un'ottimistica? Con il Milan sì. 3-1, è 1-0, è vero. No, il Napoli voglio darvi un'ottimistica visione statistica. Allora, il Napoli solo altre 4 volte dopo le prime 30 giornate aveva collezionato 19 vittorie, capitato solo altre 4 volte, e tutte
tutte queste altre quattro volte, quando il Napoli alla 30ª giornata aveva vinto 19 partite, è arrivato sempre nei primi tre. Quindi diciamo questa è una statistica che ci lascia ben sperare. Non è in vantaggio con la Juve, è in parità con la Juve, parità con la Juve. Calcolerà la differenza reti generale. Ciccio, una tua valutazione su questa volata finale a 8 giornate dalla fine. Allora, guarda, in un campionato anomalo come quello di quest'anno, a volte si pensa che le partite di cartello siano più difficili rispetto a delle altre, no? E poi invece abbiamo visto che tutte, o quasi tutte, ci hanno sbattuto il muso proprio con le squadre medio-piccole. Quindi uno dice, ma gioco col Benevento, gioco con la Sampdoria, gioco con il Cagliari, gioco con il Verona. Sono sempre partite difficili, non c'è un risultato scontato oggi. E quello, la particolarità, la bellezza anche di questo campionato è che tutti possono vincere con tutti e tutti possono perdere con tutti. Quindi io guardo adesso le prossime partite e dico, ma potrebbe essere avvantaggiato il Napoli, ma la Juve, ma il Milan. Ragazzi, sono 8 partite dove adesso se sbagli paghi dazio. Ma non vedo un calendario più favorevole rispetto ad altri, perché mai come quest'anno tutte le grandi squadre hanno sbattuto il muso proprio con le medie piccole. E allora, caro Ciccio, dal teatro qui in Canale 8, ti salutiamo, ci ritroviamo venerdì prossimo, ovviamente dopo Napoli-Inter, dopo Napoli-Lazio, quindi con le idee più chiare su molti aspetti. Ragazzi, i 30 euro del biglietto vi do la prossima volta. Ciao Ciccio. Ciao Mimmo. Ciao, ciao. Un abbraccio a tutti. Ciao. Grazie a Ciccio. Graziani, noi dobbiamo andare in pubblicità. Vi faccio soltanto vedere una cosa. Anzi, ve la faccio vedere dopo la pubblicità. A tra poco con Fuorigioco. Rieccoci in studio, abbiamo salutato Ciccio Graziani, torniamo ad essere tutti napoletani qui, perché noi abbiamo napoletani e poi un adottato napoletano, chiamiamolo così, dai napoletani, che è Ciccio Graziani, c'è un grande in collegamento da Arezzo, naturalizzato napoletano ormai. Enrico Fedele è napoletano, dicevamo Graziani. Enrico Fedele è oriundo. E allora è un po' come io sono nolano puro sangue. Ecco. Adesso, terra di Giordano, adesso Bruno. Giordano Bruno, sapevo che tirava in ballo Giordano Bruno. Non sono napoletana io. Tu non sei, tu sei anche tu di Nola? No, di Caserta. Capua in realtà, di Capua. A Capua sai che c'è stato? Emoluno. Una volta. È il miglior melone che si mangia più a Natale. Mi chiedi le catavagne tu oggi. Ma diretto, ma scusate, a Santa Maria Capua Vetere c'è anche però un grandissimo anfiteatro. Capua. No, dico, è Capua. Siamo lì vicino. C'erano i melonari, c'erano. Va bene, Mimmo Valfitano, Enzo Montefusco. A proposito del discorso della Corsa Champions, andiamo a vedere subito in apertura di blocco come i bookmakers pensano che il Napoli come pensano che vada a finire questa Corsa Champions. Il Napoli può arrivare quarto, sì ma o chi no? Lo dice i bookmakers. E chi sono? Quelli di Sisal Match Point, che domandano, diciamo, a una serie di persone di valutare la possibilità che il Napoli arrivi tra le prime quattro alla fine della stagione. Il Napoli è diminuito, era al 50% la settimana scorsa, che significa che nonostante la vittoria con la Sampdoria, il fatto che abbiano vinto tutte le altre, cioè Juve, Milan e Atalanta, ha fatto calare di 3 punti il sì nei confronti del Napoli. Quindi man mano che si va avanti, tu sei un esperto di numeri e di statistiche, quindi sai bene che man mano che vai avanti le percentuali calano. Però siamo quindi più o meno sempre alla metà, insomma, 47-53, siamo... Ma io forse direi che sono stati anche un po' severi gli interpellati, perché obiettivamente il Napoli in questo momento mi dà più l'impressione di stare verso il 51 che non il 49. Ma onestamente, Mimmo, toglimi una curiosità, tra Milan e Atalanta e Juventus, secondo te quale delle tre potrebbe abdicare a favore del Napoli? Perché non è un po' complicato stabilirlo e immaginarlo. Allora, guarda, ci sono due fattori. Io la Juve la escluderei, perché la Juve, quindi la Juve è dentro. In Champions ci va. Resta Atalanta e Milan. L'Atalanta, se regge fisicamente, non credo che abbia avversari. Quindi quella destinata probabilmente potrebbe essere il Milan. Il Milan, siete d'accordo anche voi? Ma io l'ho sempre detto, l'avete sempre detto. C'è stato un momento che poi... Da gennaio veramente. Ma che mi ha meravigliato, perché io pensavo che il Milan non ce la facesse, non stesse in quel tipo di classifica.
Invece fino adesso sta facendo bene, però ancora io ho dei dubbi su quella squadra, non lo so. E il Napoli per me deve fare la corsa proprio sul Milan. Ma vedete che nel girone di ritorno il Napoli ha recuperato 8 punti. Però tutto Milan, dipende, io secondo io me decisive sono queste due partite, Inter e Lazio. Atalanta, dice Fedele, Antonio Corrado, Milan. Io ho sempre detto Milan, non si sa mai, potrebbe succedere qualcosa pure alla Juve, la Juve anche non la vedo. Milan hai detto. Non la vedo granché. Hai detto Milan, poi ce lo ricorderemo. Milan lo sto dicendo a gennaio. Cosa dici? Il Napoli? Lui, lo sto dicendo a gennaio, quando il Milan veleggiava ancora. Quindi Atalanta, Fedele, l'ho copiato, Milan, l'ho copiato. Malfitano, Montefusco, Corrado, Milan. Danila, tu? Il Napoli recupera su chi? Milan, Atalanta o Juve, secondo te? Juve. Sulla Juve, allora lei sulla Juve, io credo sul Milan, perché l'Atalanta la vedo più solida in questo. Però in vedi, questo io non a caso ho detto, se l'Atalanta regge fisicamente non credo che sia facilmente raggiungibile, però lì basta poco perché la linea è sottile. Certo, è vero. Senti, ma avete parlato di Frac, la partita Napoli-Inter, una partita col Frac, vogliamo vedere con quale Frac giocherà il Napoli? Dopo domani sera, una nuova maglia, una maglia inedita, una maglia inedita, eccola qua, guardate, quella è quella del portiere, quella gialla, è una maglia blu scura con dei richiami verde, acqua, azzurri. Bella. Allora, a me non piace tanto. Vi voglio bene. L'ha disegnata Marcelo Burlon. Voglio bene. Marcelo Burlon, che è un designer argentino. Ah, no, avevo capito Burlone, pensavo che era Burlone. No, io non lo conosco, non ho il piacere di conoscerlo. Devo dire che il colore nero-azzurro quasi, azzurro. Ma per la maglia rossa su. Giocherà contro l'Inter con questa maglia disegnata da Marcelo Burlon, con quelle ali di aquila che a me onestamente non mi dicono nulla. Lo spersonalizza un po' il Napoli. Io mi auguro che vada bene il risultato, però per come scaramantica il presidente, se il Napoli con questa maglietta dovesse perdere qua, ma poi perché il Napoli non deve giocare con la maglia azzurra? Esatto. Il Napoli deve giocare con la maglia azzurra e basta. Questa maglia potrebbe essere anche bella. Ma solo un Burlone la poteva disegnare questa maglia. Anche bella. Perché poi quel colore scuro e non l'azzurro? Non è identificativa, secondo me. Dammi l'azzurro anziché questo blu scuro. Il verde. Il verde, no. Sicuramente. Datemi l'azzurro. Hai detto bene, mi sembra un Sassuolo, ma quasi il Sassuolo. Ma che roba. Ragazzi, Fedele, sono, piace, veramente, no? Sono veramente... A lei piace molto. A lei piace molto? Moltissimo. Sì? E vorrei, cioè, vuoi toglierti la mascherina? Voglio vedere se hai fatto vorrei questa maglia. Togli un attimo la mascherina. Voglio vedere se pensavo che stessi ridendo. Se ti piace la maglia, ti spiego. Vabbè, ricoverato. No, non è vero. Sta mentendo spudoratamente. Vorrei anche parlare con chi ha pensato di fare questa maglia. Ho delle intuizioni. Lo sapevo. Di solito la famiglia De Laurenti che le disegna insieme a Burlon. E allora, caso. E allora. È un Burlone, è un Burlone. Ascolta in base. Un Burlone. Tu sai perché i portieri al nostro periodo tenevano la maglia nera? No, ai tempi di Zoff. Yashin, il ragno nero. Zoff nera con i borsini azzurri. Perché? Yashin, il ragno perché nero. Era no. Nera. Perché? Non lo so. Sentiamo. Allora, Marata. Yashin, allora, il portiere nero, perché deve essere un colore anonimo, in quanto l'attaccante, generalmente, quando guarda da sotto gli occhi, vede la maglia. Vedendo la nera, non inquadrava la luce della porta. Se tu fai la maglia gialla, dici, sto qua! Sto qua! Hai capito? Allora, sto signore, hanno arrestato! Hai visto? Lo sapevo io! Era Pensate che non fu pallone. Ma che c'è? Mettere il portiere giallo è come mettere un signore in una notte scura, un signore giallo. Ce l'hai a tirare? Oh, no, non no. Le sanno queste cose qua. No, ma io ci abbeveriamo alla fonte di Fedele in questo caso. Va bene, questa è la maglia, il frac con cui giocherà il Napoli, visto che ne parlava Ciccio. Ragazzi, non capisco, il Napoli ha sempre avuto negli anni 60-70 delle maglie bellissime per diciamo gli attaccanti, i centrocampisti, i difensori, e soprattutto quello che a me faceva impazzire era la maglia nera di Zoff con i bordi azzurri. Che due bordi qua. Bellissimo. Quel quella colore azzurro. Comunque veramente devo dire la verità, è triste. Una maglia così, vedere il Napoli con una maglia del genere è una cosa triste. Per gli appassionati di... Ma pare che costerà oltre 200 euro. Tra l'altro io voglio dire un'altra cosa. Tra l'altro io penso che questa non sarà nemmeno la prima di una serie di cose particolari che verranno fatte, perché il Napoli ha intenzione di
di farsele in proprio le maglie, quindi non avere più uno sponsor tecnico, ma di operare in prima persona. Bene, insomma, perché con però ti aggiungo un'altra cosa. Considera che oggi la maggior parte delle società serie hanno già le maglie disegnate per l'anno prossimo, tra poco andranno anche in lavorazione, perché poi a inizio luglio si parte per i ritiri. Il Napoli invece è ancora in alto mare, non sa nemmeno chi e come farsi le mani. Allora, una curiosità, guardiamo questa infografica, riguarda i gol di 6 giocatori del Napoli, perché insomma il Napoli con il Manchester City è l'unica squadra d'Europa ad avere almeno 6 giocatori che in stagione hanno segnato almeno 5 gol, 5 o più gol, e sono Lorenzo Insigne 15, Lozano 13, Politano 11, Mertens 9, Zielinski 8, Osimhen 5. Solo il Manchester City ha 6 giocatori che hanno segnato 5 o più gol a livello europeo. In più, in totale sono 13 calciatori andati gol in questa stagione con il Napoli. Voglio capire da Enzo Montefusco che significa mandare 13 giocatori in gol e che significa avere 6 giocatori a livello europeo, unica squadra con il Manchester, che hanno segnato più di 5 gol, quindi così tanto. Ah no, il fatto che segnano più calciatori vuol dire che c'è un'armonia di squadra, no? Cioè tutti sono portati magari a terminare l'azione, a tirare in porta e tutto, e questo è un merito che può dare l'allenatore, perché vuol dire che nell'economia del gioco della squadra i giocatori si esprimono al meglio e vanno anche a cercare di fare l'azione finale. Però in questo caso qua capita, se tu guardi le altre formazioni, qua, l'Inter no, perché sono i due attaccanti che hanno fatto tantissimi gol, però ci sono altre squadre come l'Atalanta e così, che pure loro hanno fatto, molti giocatori hanno fatto... Ma non quanto il Napoli. Non come lei, ma il Napoli, ragazzi, ma il Napoli, devo dire la verità, stiamo sempre a dire, almeno io, non vi dimenticate che il Napoli quest'anno è partito come una delle squadre più forti, le prime 3-4 squadre più forti del campionato. Per cui se hai questa nomea di essere una delle squadre più forti del campionato, vuol dire che hai anche un organico di grande valore e hai tanti calciatori che perché uno come Mertens, se avesse giocato di più, sicuramente faceva più gol. Forse era 18. Lo stesso Osimhen, però Enrico dice una cosa, se gioca Mertens non gioca Osimhen. Domanda è un'altra. E perché abbiamo speso tanti soldi per uno che ha fatto 5 gol? È stato infortunato 4 mesi, detto. Quindi se giocava non avrebbero fatto con gli altri. È logico. È Guamadurice. E questo è il discorso. No, ma lo sappiamo. Comunque voglio dire, il dato è indicativo per le statistiche, anche carino, perché questo poi tra l'altro mi pare che sia il dato stagionale, non è il dato del campionato. No, no, è stagionale. È stagionale. Ma tu prendi per esempio squadre come l'Inter. L'Inter ha Lukaku che ha segnato più gol di Osimhen, Zielinski e Mertens messi insieme. La Juventus ha Ronaldo che ha segnato più gol di Osimhen, Zielinski, Mertens e Politano. Voglio dire, Ibrahimovic anche ha segnato più gol. Quindi il Napoli li ha distribuiti. Certo. E fa parte anche... Però è una caratteristica questa, no? Fa parte probabilmente della caratteristica di gioco, cioè di squadra offensiva, e quindi che sa dividere i gol. A differenza invece di Juve, di Inter, che puntano sui loro... Focalizzano sull'uomo e basta. È perché loro c'hanno l'uomo, perché loro c'hanno Ibrahimovic, perché loro c'hanno Lukaku, Ronaldo, e gli altri c'ha Immobile, capisci? Però Napoli può essere anche un limite quello, Mimmo, perché nel momento in cui c'hai uno di questi giocatori che non è in condizione, o si infortuna, o piglia il Covid, che fai? Però Antonio, il problema è un altro. È anche un ma perché l'anno scorso non è capitato questo? C'erano altre stessi uomini. C'erano altre caratteristiche. No, gli stessi uomini. Non c'era Osimhen. No, Osimhen è meglio con lì. Che fa là? È il sesto. Che fa? Allora, c'è una bella notizia per tutti i nostri tifosi, soprattutto coloro che vanno allo stadio. Secondo quanto riportato dall'ANSA, secondo quanto riportato dall'ANSA, a partire dal 1 maggio i tifosi potranno tornare allo stadio in zona gialla. Sarà consentito l'ingresso a 1000 spettatori all'aperto e 500 al chiuso per tutti gli eventi agonistici riconosciuti dal CONI e CIE. Ma dove stai leggendo? Quindi anche sulla pagina di Fuorigioco, ovviamente.
esattamente, l'unica fonte ufficiale. Quindi al 1° maggio per le ultime tre giornate di campionato? Per le Secondo me saranno le prove tecniche di quello che accadrà agli europei. Spieghi a cosa serve tutto ciò. Come la stessa cosa ho letto che dopo il 15 maggio tutti gli studenti a scuola, scusate ma voi per 15 giorni, bravo. E neanche perché infatti, le due domeniche, cioè, ma vi però sai una cosa, ma è ottusità allo Stato puro, però posso dire una cosa, allora, io vedo per Samimmo, scusa, lo vedi anche fammi tu. Completare, perché bisogna creare questa psicosi del ritorno allo stadio, se ci sono mille attività che non funzionano? Io dico, ma perché se si procede per gradi e si arriverà all'inizio della prossima stagione, con gli stadi aperti, con gli stadi aperti, probabilmente non con i 60.000 spettatori, la metà. Ma con la metà, perché dobbiamo... Giusto, sono d'accordo con voi, ci dobbiamo fermare. Sono d'accordo, però, amico mio, tu vedi quello che succede per strada, altro che i mille in uno stadio che può contenere 50.000 spettatori. Sanno assembramenti uno addosso all'altro. No, se succede questo non vedo perché non possono. Ma non sono indotti. Far andare allo stadio mille persone tra vaccinati e ma questi mille persone che hanno mai mille tifosi. Saranno tutti gente brava, tutti invitati dalla società, vicini alla società e compagnia. Sponsor. Allora ci stanno proprio i requisiti per poter. Fermiamoci perché tra poco vi mostriamo una bella doppia pagina della Gazzetta dello Sport e chiederemo a Mimmo Alfitano, diciamo, di spiegarcela tra poco. Rieccoci in diretta con Fuori Gioco, il calcio come nessuno ve lo racconta. Abbiamo parlato dei sei giocatori che rendono il Napoli squadra unica con il Manchester City a livello europeo, con sei appunto calciatori in gol con almeno 5 reti in questa stagione. Capofila Lorenzo Insigne, c'è questa slide proposta dal buon da Star Casino, anzi da Sisal Match Point, che ha chiesto agli interlocutori quale sarà la sorte di Insigne alla fine della stagione. Eccola qua. Sisal Match Point, come vedete, resta a Napoli 59%, Milan 15%, altro 14%, Roma 4%, Everton in Premier League 4%. Mi fa ridere quest'Everton da Ancelotti, mi fa proprio ridere questa cosa. Allora, voglio capire, 59% Mimmo... è una percentuale adeguata per definire il futuro di Insigne? Io parto da un presupposto, lasciamo perdere le percentuali di chi ha votato, di chi si è espresso. Io ti parlo della mia idea. Se Insigne non firma il contratto prima dell'inizio della prossima stagione, deve andare via. Senza alcun... Deve andare via o lo mandano via? No, deve andare via. Cioè... è assurdo, è fuori da ogni logica iniziare la nuova stagione con un giocatore fondamentale come Insigne a scadenza di giudizio. Voglio sapere la... questa è la peggiore, peggiore gestione che si possa fare di un giocatore. Ma significherebbe anche che tutti i casi che ci sono stati nel Napoli, non ultimo Milik, significa che tutte queste cose non hanno fatto imparare niente ma a Napoli. C'è il caso Milik, c'è stato il caso di Isai, c'è stato il caso di Maximovic. Ma tu con Insigne non puoi permettertelo. Cioè con Insigne hai due strade. O lo vendi o gli fai il contratto. O lo vendi adesso. Però io dico, ma chi... Ma se non vanno adesso il contratto, chi si occupa della società, perché dovrebbero farlo durante l'anno? Allora, ma i dirigenti della società che fanno? Cioè questi sono i casi che devi affrontare. Il nome di Lamela dal Tottenham mezzo giocatore con tutto il rispetto, e per farlo giocare dove? Posso insegnare evidentemente mezzo giocatore, ragazzi, con tutto il rispetto per i colleghi che hanno riportato questa indiscrezione, ma secondo me è proprio allora il concetto è giusto quello che ha detto Mimmo, come sempre il giocatore non può iniziare un campionato non avendo il contratto allungato, certo dipende dalla richiesta, perché se la richiesta è eccessiva allora il Napoli ne farà una ragione, ma se ha una richiesta, non dico da così stropicciarsi gli occhi, ma quantomeno accettare 40 milioni? Scusate, allora, ma
sul per quanti ragazzi, ma per Insigne si parla addirittura di un ridocco a ribasso del 30% sull'ingaggio attuale, cioè non ci sono proprio secondo me i presupposti per poter instaurare una trattativa. Allora mancano 4 minuti e mezzo, andiamo a vedere questa doppia pagina della Gazzetta dello Sport, perché la Champions potrebbe convincere a confermare il contratto. Ecco qua, questa è la Gazzetta dello Sport di ieri. Mimmo Alfitano scappa Napoli. Chi l'ha fatta, Mimmo? La rabbia di Gattuso e le strategie di De Laurentiis. Va in scena un altro divorzio liberatorio. Io devo dire che in questo momento credo che ci sia serenità tra i due, Mimmo, o no? Certo che c'è serenità. Forse qualche mese fa, perché c'è il silenzio stampa, qualche mese fa, ecco, diciamo che in questo momento il Napoli dovrebbe essere un'oasi tra virgolette tranquilla. Perché? Perché i risultati ci sono, tutto tace, perché e questo forse è stato il miglior segreto. Silenzio stampa, certo. Voluto della storia del Napoli, esatto, della da storia. Un dirigente, perché obiettivamente Gattuso era arrivato al punto che in ogni intervista trovava il sistema per attaccare De Laurentiis, i calciatori, Napoli, attaccava tutto. E allora De Laurentiis, che è, per me continua ad essere geniale, gli ha chiuso la bocca, perché tanto i calciatori, lo sai bene, questo vince e questo perde, come è bello e come è brutto, ma un calciatore difficilmente si espone in situazioni del genere. Quindi l'unico che doveva tacere era Gattuso e quindi De Laurentiis. Poi ha contribuito pure De Laurentiis, che sta c'è anche da dire che per diverse settimane Gattuso non ha mai risposto al telefono a De Laurentiis. Ha giusto o sbagliata ragione, non lo so. Però ti dico oggi risponde invece che negli ultimi tempi c'è anche il Gattuso che risponde al telefono a De Laurentiis, probabilmente anche diciamo in maniera tacita, perché non c'è bisogno di parlare, certo, di certe cose. Vogliono arrivare entrambi al traguardo, alla Champions. Possibile. Poi arrivederci e grazie. Tanto lui si sta accordando o si accorderà con la Fiorentina. Quindi la squadra già se l'è trovata per il prossimo anno. Il presidente si sta muovendo già da 3 mesi sulla questione allenatore e quindi potrebbe... Jurich o Sarri? Ma guarda, io stasera vi dico una cosa, lo aggiungo un altro nome che è stato fatto tante volte ma poi è stato lasciato cadere e che io stasera ripropongo prepotentemente, che è quello di Spalletti. Spalletti. No. Quindi Spalletti, Jurich o Sarri? Mi sono permesso di dirlo, di fare questo nome... Prima di Natale, Allora, spero proprio che non si verifichi questa nefasta. Voglio capire una cosa. Aspetta, scusami. Lasciamo stare ora il giudizio. Certo. È un nome, è una notizia. Ho detto che Spalletti è rientrato prepotentemente e non da solo dei papà. E non da solo, perché pare che un dirigente che è sempre stato molto vicino a Spalletti, Branca, pare che anche lui sia stato contattato ex Inter. L'ho avuto 2 mesi come calciatore all'Empoli, Spalletti. L'ha avuto. Spalletti a me non piace tanto, però no, direttore, la Gazzetta dello Sport titola divorzio liberatorio in vista tra Gattuso e De Laurentiis. Mi dica proprio in 10 secondi, sarà più liberatorio per De Laurentiis o per Gattuso? Per tutti e due. Sicuramente per tutti e due. Si sarà rimasto male Gattuso, ma le sue responsabilità. Il presidente, come tutti i presidenti, magari si è lasciato scappare qualche parola di troppo, però è autorizzato a dire tutto quello che doveva dire. Gattuso non era autorizzato a fare un richiamo al presidente, sono cose che si fanno tra quattro mura. Certo, Gattuso, se va in Coppa di Campioni, ha fatto il minimo sindacale, perché ha perso tutto ciò che poteva perdere. E allora chiudiamo qui, avremo Napoli... È proprio sicuro che se arriva nella Champions lui va... Ma non perché se lo chiama... Allora, Gattuso, da quello che so, poi
se lo chiamano e gli dico ti do 6-7 milioni all'anno, non rispondo. Al momento, vediamo fra due mesi se cambia no, qualcosa. Ma anche no. Togli sto momento! Vediamo, ah, vediamo! Non bisogna mai dare nulla! Lui fa il tre fa no, non, a Stato! Non bisogna... Lui gli Annicelli! Gli Annicelli! No, gli Annicelli! Che tu. Allora, io dico che nella vita e anche nel nostro lavoro non bisogna mai dare nulla per contato. Quasi. Per cui qualche porta aperta bisogna lasciare. Dobbiamo chiudere! Dici sì o no, lo confermerei. Io confermerei Gattuso, dipende dal nome del suo sito. Confermerei Gattuso. Andiamo... Ah, certo, se deve gli Spalletti, tutta la vita Gattuso. Grazie ad Enrico Fedele, buonanotte direttore, buonanotte ad Antonio Corrado, buonanotte, buonanotte a buonanotte Enzo Montefusco, buonanotte a Mimmo Valfitano, buonanotte, buonanotte alla splendida Daniela. Buonanotte, buonanotte Daniela. Venerdì prossimo. Ci ritroviamo venerdì prossimo dopo Napoli-Inter e dopo Napoli-Lazio, quindi sarà un venerdì ricchissimo qui su Canale 8, tra poco Fuori Gioco in replica, quindi non andate via, è tutto per questa edizione, per questa puntata. Ci ritroviamo venerdì prossimo, buonanotte, buonanotte a tutti. Buonanotte. Fuori Gioco.